Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Gullà. Occasione ghiotta, importante, da sfruttare al volo. È vero che il Latina è imbattuto dalla terza giornata e che ha una delle migliori difese del campionato, ma il Palermo domenica al Barbera alle ore 12.30 ha una sorta di set point. Contro la formazione laziale però saranno tante le assenze in casa rosanero, ma ovviamente l'imperativo è vincere e consolidare il primato in classifica. Ci sarà in porta Samir Uicani, parla allora l'agente dopo che il suo assistito sembra essersi lasciato alle spalle la dannata scorsa stagione ed è pronto ovviamente a ricominciare. Il fatto che una parte della tifoseria possa essere scettica nei suoi riguardi non lo condizionerà, ha detto il procuratore di Uicani. Posso affermare questo non perché lui non abbia a cuore il pensiero dei tifosi, ma perché, come detto, riesce a estraniarsi da quello che può essere il contesto emotivo. Il suo impegno sarà massimo anche per far ricredere chi magari depone poca fiducia in lui. L'anno scorso, a mio avviso, le critiche nei suoi confronti sono state eccessive, considerato che la retrocessione maturata, nonostante il cambio in porta nel mercato di gennaio, ha dimostrato che Uicani non era il principale problema del Palermo. Inutile comunque parlare del passato, ha aggiunto. Samir è pronto e felice di tornare a giocare davanti ai propri tifosi. Prosegue la preparazione del Palermo in vista appunto della gara di domenica alle ore 12.30 contro il Latina. Tutti i giocatori impegnati con le nazionali sono rientrati ad eccezione di Abel Hernandez, che sarà a disposizione nella giornata di oggi. Lafferty e Ngoi hanno svolto un allenamento differenziato. Barreto, Dybala, Struna e Sorrentino invece si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti. Ovviamente saranno tutti e quattro out. Palermo-Latina, gara in programma domenica al Barbera alle ore 12.30, sarà arbitrata da Fabri di Ravenna. Assistenti saranno Colella e Paiusco, quarto uomo Bellotti, osservatore arbitrale. Arena, per tutte le altre notizie, stadino.it.